Buongiorno a tutti amici di EveryEye, un saluto da Panic e bentornati nel nuovo video settimanale riguardante Destiny. Allora, prima di iniziare a parlarvi del video di questa settimana, devo farvi una piccola introduzione. Come vedete è un video diverso dal solito perché non comprende l'introduzione iniziale, non è una vera e propria guida, è solamente un video dove sconfiggo insieme alla mia squadra il boss della volta di vetro Atheon in meno di 5 minuti a livello normale. Questo per due motivi ho realizzato questo video. Il primo è perché l'aggiornamento di Destiny di prossimo uscito, o è già uscito, non mi ricordo, correggerà alcuni bug, alcuni glitch che permettono di sconfiggere Atheon tramite il semplice trucchetto di buttarlo giù dalla volta, piuttosto che correggerà il fatto del teletrasporto fisso dei giocatori all'interno degli spazi temporali, quindi non teletrasporterà più i giocatori più lontani ma tre giocatori a caso. Quindi ho deciso di portarvi questo video dove ammazzo Atheon in modo legittimo, quindi legit, senza bug e nient'altro, per magari aiutare alcuni di voi che non sono ancora riusciti a farlo e volevano uno spunto per farlo e che non avevano ancora visto la mia guida alla volta di vetro, che comunque consiglio di andare a vedere, che trovate nei video di EveryEye. E secondo motivo è perché non ho potuto realizzare un video un pochettino più elaborato, perché questa settimana sarò alla Games Week 2014, precisamente nei giorni di venerdì e sabato, con i ragazzi della redazione di EveryEye. Quindi sarò lì allo stand con i ragazzi di EveryEye, con tutta la redazione. Vi invito quindi a venire a partecipare all'evento. Troverete lì me e tutti gli altri ragazzi, Andrea, Francesco e tutta quanta la redazione. Io avrei piacere a incontrare alcuni di voi, magari a fare due chiacchiere, a scambiare due battute, a parlare del più del meno. Insomma, venite a trovarci, perché ovviamente oltre alla nostra presenza ci saranno degli eventi organizzati ad hoc per il Games Week, delle prove di giochi in anteprima, sfide su FIFA, Sunset Overdrive, insomma un sacco di cose molto interessanti. Quindi vi aspetto nelle giornate di venerdì e di sabato alla Games Week. Domenica purtroppo non sarò presente per impegni personali, perché gioco a calcio, quindi ho una partita di campionato molto importante e non potevo essere assente. Nonostante questo, vi ripeto, venerdì e sabato Games Week 2014, la redazione di EveryEye, ci sarò anch'io con i ragazzi della redazione. Sono molto felice di partecipare all'evento, non vedo l'ora di incontrarvi e di iniziare questa nuova avventura. Ma tornando a parlare del video, come vi dicevo, sconfiggere Atheon in modo legittimo in meno di 5 minuti, ci abbiamo messo mi sembra circa 4 minuti qualcosa. Ora, io non so se questo sia un record a livello di italiani, perché comunque sì, ho visto un sacco di video dove Atheon viene sconfitto in meno tempo, però tramite appunto quei bug, quei trucchettini che vi dicevo. Qua invece è tutto fatto in modo legittimo, come vedete. Entriamo nei portali, ammazziamo gli oracoli, usciamo, facciamo danno al boss, eccetera eccetera, in meno di 5 minuti. Io non mi sono osato a scrivere record o parlare di record per evitare la figuraccia di essere smentito. Aiutatemi voi a controllare se appunto magari questo è un record. Se lo è, tanto meglio per me e per EveryEye, che deterrà questo record. Come vi dicevo, potrà essere d'aiuto a chi non ha ancora completato la volta di vetro, quindi per avere un'idea su come fare. Qua sarà un procedimento molto meccanico quello che vedrete, ovvero entriamo, ammazziamo, usciamo, facciamo danno al boss. Non morirò mai, se non per una volta, però userò l'abilità dello stregone Radianza, che mi riporterà immediatamente in vita. Quindi spero che nel piccolo video di questa settimana, che è questo qui, che non è molto elaborato come vi ho detto per i motivi di prima, possa comunque risultarvi utile e farvi piacere. Io come al solito vi invito a passare ad iscrivermi al mio canale principale e a seguirmi sulla pagina Facebook. Questo perché ho lanciato un'iniziativa sul mio canale principale, che è appunto PvP con i subs. Potete vedere il video sul mio canale principale, dove ho invitato alcuni di voi a contattarmi per realizzare delle miniserie insieme a voi da poi portare sul canale. E per quanto riguarda la pagina Facebook, per sapere tutti gli aggiornamenti del Games Week, quindi dove trovarci, piuttosto che le iniziative che stanno per iniziare allo stand di EveryEye, quindi vi avvertirò qualche minuto prima e quant'altro. Spero che questo video, se vi sia stato utile, come vi ho detto, non è nulla di elaborato come siete abituati a vedere da parte mia nei video precedenti. Vi ripeto, cercate di darmi una mano a capire se è un record o meno, ditelo voi, perché se lo dico io rischio di essere smentito e fare una figuraccia. Quindi se avete voglia, aiutatemi a controllare in giro. Qua Atheon dovrebbe morire, mi sembra, se non adesso
nella fase successiva. No, invece è morto adesso, vedete, è stato sconfitto in 4 minuti e 58, anche qualche secondo meno probabilmente, perché l'inizio del video non è ancora iniziato boss. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Mi raccomando ragazzi, vi aspetto alla Games Week 2014 Panic con la reedizione di Every Eye. Un saluto, passate al mio canale principale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!